Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo nuovamente con Roberto Ronca del sindacato FSI USAE. Ben trovato Roberto. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi sei a Sapri in occasione, insomma, della campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie che si svolgeranno il prossimo 5, 6 e 7 aprile. Allora, ne vogliamo parlare, facciamo anche capire ai nostri telespettatori che cosa accadrà poi in futuro. Le elezioni sono un assolvimento dell'Aran, come dire, una cosa prevista in tutte le pubbliche amministrazioni. Solitamente si svolgono ogni 3 anni, c'è stata la proroga per il Covid, si devono svolgere il 2021 e invece si svolgeranno quest'anno, il 2022. Diciamo che noi veniamo da una gestione precedente dove le elezioni precedenti, svolte nel 2018 nell'ASL Salerno in questo caso, hanno avuto varie vicissitudini, ci fu un ricorso, sono state messe in dubbio, è stata messa in dubbio la validità delle elezioni stesse e purtroppo dobbiamo a bocce ferme, a fine mandato, diciamo così, dobbiamo dire che la pubblica amministrazione, l'ASL Salerno, l'amministrazione dell'ASL Salerno ha giocato su questa cosa per non concludere praticamente nulla a favore dei lavoratori. Certo, c'è stata anche l'emergenza del Covid, ma come più volte io ho lamentato le eventuali riunioni con le parti delegazioni trattanti, si potevano svolgere benissimo in videoconferenza. Invece tutto questo non è stato fatto. Avevamo tentato poi, come dire, di raggiungere l'obiettivo minimo, che era quello del rispetto delle norme contrattuali con l'erogazione della fascia, quindi di questo avanzamento di carriera di tutti i dipendenti dell'ASL, però poi all'ultimo, a febbraio, si è arenato tutto perché, ripeto, ancora una volta la parte pubblica ha gioito, ha preso atto delle nostre divisioni interne e, dando la responsabilità a noi, automaticamente ha preferito non procedere con questa erogazione, rimandando tutti, ci auguriamo, quando si sono svolte le RSU, perché per le contrattazioni decentrate decidono le rappresentanze sindacali unitarie, quindi le trattative decentrate le facciamo noi, anche in questo caso, anche per quanto riguarda la fascia. Quindi ci auguriamo che adesso che si sarà compiuto queste elezioni, saranno compiute queste elezioni, per maggio riusciremo a discutere e a concludere quello che, ripeto, però, tra le altre cose, è un adempimento contrattuale anche dell'ente, che sono l'erogazione delle fasce, che normalmente si dovrebbe fare ogni anno, perché il fondo si rialimenta ogni anno e quindi si dovrebbero concedere ogni anno. Noi praticamente l'ultima fascia, l'unica, l'ultima fascia di ASL Salerno l'abbiamo presa nel 2017-2018, diciamo così, quindi siamo anche in arretrato. I lavoratori maturano la fascia ogni 24 mesi di anzianità, con l'anzianità rimanendo nella stessa qualifica, quindi non vedevamo nessun ostacolo, ripeto, siamo stati strumentalizzati. Questo è per chiarire anche, come dire, le notizie che girano tra i lavoratori, perché è molto importante quello che io vado dicendo in questo periodo, è sempre la stessa cosa. In questo momento che l'ASL Salerno è una delle più grandi d'Italia, non lo dico io, purtroppo ci vogliono 200 km per fare da parte a parte, e io lo sto facendo in questi giorni. È molto importante la corretta informazione. Purtroppo ci sono molti colleghi che parlano, ma non sanno a volte neanche di cosa parlano, cioè i Måneskin insegnano, e non uso la brutta parola, per così dire. Detto questo, nel caso specifico delle elezioni che ci saranno il 5, 6, 7, ricordiamoci che, come ho detto, l'ASL Salerno, che è una delle più grandi d'Italia, vanno al voto circa 6.000 lavoratori del comparto. Saranno 22 seggi, quindi è una cosa molto impegnativa, è una cosa grossa, che ogni volta coinvolge un discreto numero di persone. Probabilmente saremo forse 400 candidati, perché siamo 10 liste a candidarci. Chi ha candidato tutti i possibili ha candidato fino a 76 persone nella propria lista. È chiaro che poi molte volte delle sigle sindacali siamo anche divisi a seconda del territorio dove siamo più o meno presenti, però naturalmente i voti li prendiamo da tutte le parti. Va bene.
Va bene, Roberto. Allora non ci resta che farti un grosso in bocca al lupo per le prossime elezioni, insomma, sempre dalla parte dei lavoratori, come tu hai ben ribadito, insomma, l'abbiamo vissuto insieme a te in questi ultimi tempi, insomma, ti sei speso sempre per i lavoratori in prima persona e speriamo, insomma, che effettivamente tutto quello che hai in mente si possa avverare sempre a favore di queste persone. Quindi un grosso in bocca al lupo. Io vi ringrazio dell'occasione che mi date e voglio fare io un in bocca al lupo a tutti i candidati di tutte le sigle sindacali che facciano un buon lavoro, che facciano una buona campagna elettorale corretta e che poi effettivamente si mettano dalla parte dei lavoratori, che molti di queste persone purtroppo ci auguriamo che non siano solo delle comete che servano solo a racimolare qualche voticino, tanto per gradire. Io mi auguro che invece ci siano persone valide che insieme a me portino avanti gli interessi dei lavoratori dell'ASL Salerno, che in questo momento ne hanno tanto bisogno.